Domenica 6 giugno la solennità del Corpus Domini è stata vissuta a livello parrocchiale, senza la tradizionale processione secondo le disposizioni anti-Covid, ma con le messe domenicali e l'adorazione personale e comunitaria. Alle 9:30 di venerdì 11 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù e della giornata di santificazione del clero, sarà nella diocesi Lucera-Troia, tra sacerdoti presso il centro Comunità Giovanni Paolo II a Lucera, Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano e di Alife in Campania, che terrà una lezione sull'amore scaccia il timore, a cui seguirà un breve tempo di silenziosa adorazione eucaristica e poi la benedizione. Anche nel pomeriggio di quella giornata sarà bene proporre, secondo le indicazioni del vescovo, in parrocchia e nelle varie chiese l'adorazione eucaristica per la santificazione dei sacerdoti. Domenica 6 giugno in Puglia sono stati registrati 4.699 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 139 casi positivi, 18 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia Bat, 33 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi, di cui nessuno in provincia di Foggia. 18.830 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Sindaco Biccari ha un sindaco ormai con la terza legislatura. Noi invece in provincia di Foggia abbiamo tanti altri problemi. Commissariati, scioglimento anche per problemi più seri tipo mafia. Qual è la ricetta del sindaco Mignogna per poter stare in piedi? È vero che Biccari è un piccolo centro, però potrebbe dare anche un segnale importante a quelle che sono le grandi realtà. È vero che è più difficile nelle grandi realtà, però intanto ci sono realtà che non riescono proprio a mettersi insieme. E io la direi anche ultima, non solo Foggia per i problemi della magistratura, e lì non entriamo in merito perché ci stanno lavorando gli addetti ai lavori, ma un comune come Lucera, che a distanza di un anno, anzi un anno sì e un anno pure, probabilmente si ritorna al voto. Che cos'è che non quadra? Abbiamo ancora una volta persone che condizionano la vita politica, nel senso che io la dico anche un po' lunga, noi avevamo la rete una volta, Forza Italia ancora, lo stesso Movimento 5 Stelle, tutti i movimenti politici che non si sono mai trasformati in partiti. Probabilmente manca proprio il partito, qualunque esso sia, che possa creare l'amalgama, come qualcuno dice, tra tutti. Ma intanto la cosa che vorrei dire è questa, che pur senza entrare nel merito delle singole questioni, le difficoltà dei comuni più importanti della nostra provincia sono delle difficoltà anche nostre. Non siamo un mondo a parte, è tutto il sistema provinciale ad andare in difficoltà, è tutto il nostro sistema economico locale a soffrire di queste problematiche. I piccoli comuni dovrebbero essere trainati in qualche maniera dai grossi centri e dovrebbero arricchire l'offerta economica, turistica che le grandi città dovrebbero offrire. Invece nella nostra provincia molto spesso ci ritroviamo in una situazione contraria, sono i piccoli comuni
che rappresentano, diciamo, delle situazioni di avanguardia, di anticipo, di innovazione e che poi magari non possono godere del sostegno e del supporto di tutto il sistema territoriale. Quindi questo è un problema che riguarda tutti e non soltanto gli abitanti di Foggia, di Manfredonia, di Cerignola o delle altre grandi città. Dopodiché è ovvio ed evidente che c'è un grande problema di selezione della classe dirigente, l'accantonamento troppo frettoloso dei partiti sta iniziando a produrre i suoi effetti negativi, non c'è palestra, non c'è allenamento, non c'è esercizio all'attività politica e all'attività amministrativa e molto spesso i cicli elettorali sono talmente brevi, talmente veloci da bruciare tante competenze oppure da far arrivare persone non pronte a questo grande compito che è quello dell'amministrazione pubblica. Mare a misura di bambino, sono 148 le località su cui sventola la bandiera verde dei pediatri 2021, 143 in Italia, 3 in Spagna, una in Romania e una in Tanzania. L'elenco è stato annunciato ad Alba Adriatica dall'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani, insieme al sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti. Nell'elenco anche due località della provincia di Foggia, Vieste e Rodigarganico, a dire il vero è da diversi anni che sulle spiagge dei due centri del Gargano sventola la bandiera verde. Le bandiere verdi da anni indicano le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà. Nel 2021 sono stati coinvolti 2.753 pediatri italiani e stranieri che hanno confermato le bandiere assegnate negli scorsi anni e assegnato 4 nuove bandiere verdi ad altrettante località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento di spiaggia adatta ai bambini scelti dai pediatri. Intanto a Vieste nasce la prima classificazione in Italia per le strutture animal friendly, per strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti balneari.